In realtà non so neanche io perché sto facendo questo video, cioè è nato un po' tutto così, perché volevo un attimo monitorare il mio stato d'ansia in questo momento. Avrò un esame, uno dei tanti, e in realtà non sono molto soddisfatta di quella che è la mia sessione, non tanto per i risultati quanto più per la meditazione, cioè non riesco a gestire la... L'agitazione. Raga, ho appena finito un esame e sono già sotto con l'altro. Non posso così. Io mi auguro veramente che questa sessione finisca perché non ne posso più. Cioè, questa situazione mi sta andando fuori di testa. L'esame non so proprio come sia andato. Cioè, il 12 in un altro. E poi ne ho uno il 24 e poi mi auguro di aver finito perché non ne posso più. Ho staccato un attimo dai libri perché ho il cervello fuso, io non riesco più a immagazzinare un tubo e basta, nel senso che sono arrivata anche a un punto nel quale ho deciso che i prossimi esami che farò, cioè gli ultimi due che mi mancano, accetto quello che accetto. Cioè, io proprio sono arrivata proprio a un limite che non riesco proprio a fare nient'altro. Cioè, se vanno bene bene, se vanno meno bene non me ne importa. Cioè, logico che se vengo bocciata devo rifarli, però se prendo anche un 25 lo accetto, cioè non arriverò mai a non accettare 25, cioè lo faccio magari proprio in casi rari o inizio sessione, ma no. Però tutto sommato, beh, sono anche soddisfatta, voglio dire, fino adesso. Può succedere, succede a tutti, è successo anche ai migliori, perché no? Quindi... Comunque niente, allora mi sono lavata i capelli, piccola parentesi, in questo momento io sto terminando i prodotti della Viss Rocher che vi avevo già, ne avevo già parlato, sto usando la linea della Repair, soltanto che lo shampoo l'ho terminato e dato che non avevo ancora fatto un ordine... Ancora fatto un ordine, ho preso questo shampoo della Bleo Clean. Io ho provato a utilizzare quello per la forfora grassa, non l'avevo mai utilizzato dato che tendenzialmente usavo quello sempre per la forfora secca, ma forse non ho forfora secca e quindi ho provato questo. Non mi sembra male, ok? Non mi sembra male, non l'ho pagato neanche tantissimo, mi pare che l'ho pagato 9,90 euro, una cosa del genere. E mi sembra che stia facendo la sua funzione. L'ho preso in farmacia e niente questo. Allora, la maschera in questione si può utilizzare sia per i capelli asciutti che per i capelli bagnati. Capelli asciutti va applicata, va stesa, va tenuta in posa per 10 minuti e poi risciacquata. E se la utilizzate dopo lo shampoo va messa per 3 minuti e dopo risciacquata. Quindi niente, io in realtà l'ho usata sia prima dello shampoo che dopo lo shampoo, ma dopo lo shampoo tutta la vita perché l'ho utilizzata una volta prima dello shampoo e mi ha lasciato i capelli straumi. Non mai più, non so se siano stati i miei capelli, può essere che l'abbia messa male, non lo so, mi ha lasciato i capelli untissimi, quindi non lo farò, cioè non lo farò mai più. Dopo lo shampoo invece funziona, però prima dello shampoo ahimè no. Quindi niente, piccola parentesi che si è appena chiusa. Allora, non sono gialla perché ho qualche malattia strana, ma semplicemente ho fatto la maschera con Almara. È una maschera all'argilla in polvere, si diluisce con acqua o con olio e basta. In realtà mi sa che ho messo poca polvere, però chi se frega. Intanto andiamo a asciugarci sti capelli.
Buongiorno, allora stamattina mi sono completamente rifatta, sono tutta un'altra persona perché avevo proprio necessità di cambiare, cioè di smetterla di stare in pigiama, già il tempo è brutto, in più se devo studiare, devo anche sentirmi triste, non ha senso, quindi ho detto no, no, bisogna cercare di trovare un po' di ottimismo in tutto ciò e quindi ho cercato di mettermi a posto e mi sono messa questa maglietta sgargiante, questa polo sgargiante gialla che in realtà mi piace tantissimo. E basta, quindi questo. Raga, no, 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 no. Sta aumentando l'ansia. Mi sta aumentando tanto. Comunque il secondo esame è andato bene, sono contenta. Non magari eccellentemente, ma va bene così. Adesso il 13, domani, domani ne ho uno. E andiamo avanti così. In realtà ho cominciato ad adottare una filosofia della serie che dal 25 in su accetto tutto per questa sessione. Perché lo sapete che io con voi condivido tutto. E sarei un'ipocrita a dirvi soltanto le cose che vanno bene. Allora, sapete quanto io odi farmi vedere così, però siccome non sono ipocrita, vi dico le cose belle e le cose brutte. E in questo momento ho avuto un crollo emotivo. Non riesco a studiare come vorrei, cioè io mi metto lì, però è come se il mio cervello si rifiutasse proprio di immagazzinare le cose in testa. Quindi boh.